Con Uslo Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di Uslo Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di Uslo Web Radio, accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica. Acquista il corso a soli €1,99. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradiouslow.it. Mercoledì 20 dicembre 2017, sono le 7:15, puntuali come al solito su Uslo Web Radio con Svegliati Avvocatura. Grande spot introduttivo di cui ringraziamo il nostro Adel in regia. Chi vi parla, buongiorno, è Pino Gallo. Oggi l'ennesima puntata in questo mercoledì Svegliati Avvocatura, insieme con me alle prese come al solito con la colazione, Pierluigi Serra. Buongiorno Pierluigi. Devo dire buongiorno Pino, buongiorno a te, grazie per questo lancio, sarai ripagato a dovere. Immagino. Devo dire però che nel frattempo spot del nostro nuovo Radio Learning e sigla, tua presentazione, io ho quasi ultimato le operazioni. Siamo tutti molto molto contenti, perché Pierluigi oggi parleremo di cose importanti, parleremo dei parametri forensi che hanno subito alcune piccole variazioni, alcune voci nuove. Parleremo una riflessione sullo stato dell'avvocatura e parleremo anche di casse di previdenza sbagliate. Ci vuoi dire qualcosa in più? Allora sì, nuovi parametri forensi, nel senso, ne abbiamo anche parlato nel backstage, non nel senso di nuovi importi, o meglio importi in incremento, perché purtroppo gli importi saranno per lo più gli stessi, bensì, come sappiamo, ci sono delle nuove tabelle corrispondenti alla mediazione e negoziazione assistita. Ne parliamo con il collega Andrea Bulgarelli del foro di Modena, intervistato da Angelo Marzo, decreto della giustizia che la firma dal parere del Consiglio di Stato prima di essere firmato definitivamente. Francesca Pesce è una traduttrice freelance che ha contratto una malattia molto particolarmente invalidante che non le consente di svolgere la sua attività lavorativa, quindi non guadagnare, e racconta della sua disavventura della cassa di previdenza, iscrizione a cassa di previdenza sbagliata piuttosto che all'INPS. Infine con Gigi Pansini del foro di Bari, segretario dell'Associazione Nazionale Forense, una chiacchierata con Milena Miranda. La solitudine, la riflessione della solitudine per l'avvocatura è una strada praticabile, quindi un anno di politica forense e provvedimenti legislativi che ci riguardano. Bene, quindi noi adesso andiamo ad ascoltare Andrea Bulgarelli, questi parametri forensi, uno schema di decreto ministeriale che il CNF ha fatto circolare ai sensi della legge professionale per il parere di tutti i consigli degli ordini territoriali, che ha portato ad alcune novità, soprattutto in ambito di mediazione e negoziazione assistita. Andiamo ad ascoltare. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Buongiorno ad Andrea Bulgarelli. Ciao Angelo. Allora Andrea, il Ministero ha approvato i nuovi parametri forensi in materia di mediazione. Dici qual è il decreto e di che cosa si tratta? Sì, in realtà il decreto che ha firmato il ministro Orlando dovrà essere sottoposto ancora alla valutazione del Consiglio di Stato, quindi non è assolutamente ancora in vigore,
dobbiamo aspettare ancora probabilmente qualche mese, è una bozza quindi di decreto ministeriale che dovrebbe andare a modificare il decreto ministeriale 55/2014, uh-huh. quindi di fatto i nostri parametri forensi. Diciamo subito che delle grandissime novità non ci sono, diciamo anche che a distanza di oltre 2 anni non si toccano gli importi numerici previsti dal parametri forensi, ma si va a limare qualche problematica che questi avevano provocato. Nello specifico forse la maggiore è quella riguardante la remunerazione dell'avvocato che abbia assistito le parti nelle procedure di mediazione o di negoziazione assistita, che non avevano in precedenza la loro tabella, ragion per cui anche i giudici, soprattutto quando dovevano liquidare in sede giudiziale questa attività, non sapevano un po' dove andare a reperire degli indici numerici ai quali ancorare la loro decisione. E questa bozza di decreto risolve questo problema perché introduce una specifica tabella che riguarda appunto le procedure di mediazione o di negoziazione assistita. L'elemento forse di maggiore novità però è che in questa tabella viene dato anche rilievo alla conciliazione, indicando un valore numerico e soprattutto indicando questa conciliazione come vera e propria fase. Insieme alle precedenti fasi di attivazione, alla precedente fase di negoziazione, quindi 3 fasi, l'ultima è quella di conciliazione. È una novità perché in realtà in precedenza, nei parametri 55/2014, il legislatore secondario aveva previsto una maggiorazione percentuale sulla fase di decisione, sulla fase decisionale. Quindi invece qui per la prima volta introduce una specifica fase che riguarda la conciliazione con un valore numerico indicato. Al di là di questa prima modifica, ce ne sono altre diciamo così, premianti per l'avvocato che abbia assistito più parti. Erano previste delle maggiorazioni per l'avvocato che avesse assistito più parti in un processo e queste maggiorazioni sono state aumentate e si è anche aumentato il numero delle parti difese dall'avvocato per le quali è possibile chiedere la maggiorazione. In precedenza l'avvocato poteva maggiorare il suo importo solamente per le prime 20 parti difese, per i primi 20 soggetti meglio difesi, ora potrà farlo per i primi 30 soggetti difesi. Ovviamente parte che abbia difeso nello stesso processo. Si limano, dicevo, le percentuali di queste maggiorazioni perché si passa da un precedente 20% per le prime 10 ad un attuale 30% per le prime 10 e si passa da un 5% per le seconde 10 parti a un 10% per le ulteriori 20 parti. Diciamo che per il resto il decreto è abbastanza, diciamo, deludente, perché questo decreto, questa bozza di decreto, doveva essere quello previsto dall'articolo 13,6 della legge forense, cioè quello che in teoria avrebbe dovuto anche aggiornare i parametri forensi. Ovviamente non c'è nessun aggiornamento numerico nelle tabelle allegate diverso da quello che ho appena detto. Quindi si tratta solo di un allargamento di alcune cose non previste, per il resto rimaniamo sempre al 2014. Esatto, come numeri, diciamo così, rimaniamo al 2014, eccezione fatta per la difesa di più parti ed eccezione fatta ovviamente per i numeri per questa nuova tabella che riguarda le procedure di mediazione e di negoziazione assistita. Per questo specifico aspetto, forse il dato più interessante che rimane tuttavia sul tavolo riguarda il
come la qualificazione di queste voci di remunerazione dovute all'avvocato. Perché? Perché la Cassazione a sezioni unite, e anche non a sezioni unite, a sezioni semplici, nel 2017 continua ad affermare che questa remunerazione dell'avvocato debba essere dedotta come voce di danno, cioè il cliente che abbia avuto la necessità di farsi difendere da un avvocato in una fase di mediazione o di negoziazione assistita non dovrebbe confidare semplicemente nella liquidazione ex articolo 91 CPC delle spese di lite, ma dovrebbe introdurre in giudizio una specifica domanda di risarcimento danni avente ad oggetto quanto abbia dovuto corrispondere al proprio legale per difenderlo in queste due fasi, che è un po', a mio avviso, un non senso, perché ovviamente una diversa qualificazione giuridica dell'attività dell'avvocato, a seconda che quell'attività abbia riguardato le fasi di negoziazione o di mediazione antecedenti o anche durante il processo, perché sappiamo benissimo che la mediazione si può svolgere anche a processo già introdotto. Esatto. Ecco, qualificare diversamente questa attività svolta dall'avvocato a vantaggio del proprio cliente a me sembra un po' un'aberrazione giuridica. E purtroppo però quasi tutte le sentenze, e ovviamente in cima a tutte mettiamo quelle della giurisprudenza di legittimità, perseverano nel ritenere che si tratti di voci di danno che quindi necessitano una specifica domanda. In altre parole, l'avvocato non potrebbe confidare nella liquidazione d'ufficio che deve fare il giudice ex articolo 91 delle spese di lite al termine del processo con la decisione che conclude il processo, ma dovrebbe fare una specifica domanda di danno. E questo è il problema più rilevante, per il quale ovviamente il ministro probabilmente non poteva fare nulla, e c'è da sperare che muti completamente l'atteggiamento dei giudici. Va bene, Andrea, ti ringrazio per la tua cortese intervista e una buona giornata. Grazie Angelo, buona giornata a te. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo da quasi 40 anni lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Con Uslow Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di Uslow Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di Uslow Web Radio, accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica. Acquista il corso a soli €1,99. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradiouslow.it. Uslow Web Radio. www.webradiouslow.it. webradiouslow.it. Le 7.29 ancora qui in diretta, ragazzi, insomma amici, Radio Learning di Uslow Web Radio è una comodità incredibile. Dove siete? Dove siete? Vi trovate con vostro smartphone, potrete accedere alla formazione. Ma intanto è arrivata una grande novità, è vero Pierluigi? Sì, è arrivata la novità che durante la notte mamma Apple ha approvato l'aggiornamento anche per i dispositivi iOS, quindi tutti gli iPhone e gli iPad, per cui sui vostri dispositivi Apple, tutti gli iPhone dove ci state ascoltando in questo momento, ci ascolterete in podcast, dovete aggiornare la vostra app e poi accedere dal menu a sinistra a Radio Learning. Da lì scoprirete tutti, naturalmente iscrivervi prima e scoprirete tutti i contenuti. Ricordiamo che il primo corso, quell'intervista a Buttarelli, il garante europeo della privacy, lo regala Uslow Web Radio, quindi tutti, crediti tutti, formativi, certo, via smartphone. Tutti su Apple Store adesso immediatamente per andare a scaricare l'aggiornamento della nostra app. Va bene, ritorneremo sul punto per ricordarvelo, vediamo
sappiamo quanto siete stati attenti, ma adesso ritorniamo alla nostra sveglia di avvocatura. Come prosegue per Luigi? Prosegue con l'intervista che abbiamo annunciato alla Francesca Pesce, che non è una collega, è una traduttrice freelance, intervistata da Angelo Marzo. Quando ti svegli una mattina nella cassa di previdenza sbagliata, sentiamola. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Buongiorno a Francesca Pesce. Buongiorno, ciao a tutti. Francesca, ho letto un tuo articolo su ACTA, l'associazione dei freelance. Quando ti svegli una mattina nella cassa sbagliata, parlacene tu direttamente. Beh, è quello che è successo a me, è un po' la storia rapida del mio percorso di relazione tra me, la malattia e l'INPS, anzi tra me e l'INPS e poi la malattia, perché faccio la traduttrice freelance, ho cominciato a lavorare negli anni 90 e ho cominciato a pagare i contributi e ho pagato i contributi per tanti anni, però poi come tanti di noi freelance la mia situazione e l'inquadramento, diciamo, la situazione lavorativa è cambiata. Sono stata prima, avevo una cooperativa con dei colleghi, poi abbiamo chiuso la cooperativa, ero partita IVA, adesso sono una piccola società. E da un mese mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Questa cosa è arrivata nel momento in cui stavo nella cassa sbagliata, ovvero io che ho combattuto per tanti anni con ACTA per far avere più diritti ai freelance iscritti nella gestione separata, e quest'anno sono stati approvati una serie di diritti in più, soprattutto per chi ha malattie gravi oncologiche, e invece io mi ritrovo nella cassa sbagliata perché sono nella cassa commercianti, perché avendo una piccola società automaticamente diventi imprenditore, quindi iscritto alla cassa commercianti, che non prevede che uno si ammali. Cioè, se ti ammali, tanti saluti. Non sono tanti saluti, no, perché poi in realtà devi continuare a pagare i contributi previdenziali, perché la cassa commercianti prevede secondo me giustamente, ma vabbè, questo è il mio parere, prevede un minimo di 3.700 euro circa l'anno di contributi. Vabbè, come il minimo anche dei liberi professionisti, gli avvocati più o meno, quindi siamo lì come quantitativi. Sì, equivale a circa un reddito lordo di 15.000 euro in un anno, che va bene, però se stai male non solo hai difficoltà a pagarli, ma loro non ti danno niente, mentre la gestione separata, fortunatamente grazie alle nostre battaglie iniziate anche e soprattutto con Daniela Fregosi, detta Afrodite K, e siamo riusciti a far ottenere la gestione separata una serie di cose, tra cui anche la sospensione temporanea dell'obbligo di pagare i contributi alla cassa per poi recuperarli dopo, rateizzati, ma anche la copertura dei giorni di malattia per un periodo abbastanza lungo. E quindi lo trovavo assurdo questa cosa che ognuno... Tu hai condiviso anche sui social la campagna di crowdfunding, no? Di alcuni freelance croati. Cos'è? Era di un gruppo di freelance croati, ha avviato a giugno una campagna di crowdfunding per il loro presidente Mattia, che è un nostro amico, perché siamo insieme nella rete delle associazioni di freelance. E lui ha 30 anni e si è ammalato di tumore al colon, è in stadio molto avanzato, e lui fa il freelance, e anche la madre, che è quella che gli sta accanto, fa la freelance, e i suoi amici si sono resi conto che non avrebbero potuto sopravvivere e che non avrebbero avuto accesso alle migliori cure, e quindi hanno avviato una campagna prima nazionale, ma siccome Mattia è una persona molto amata dal mondo sia dei freelance che dei co-working eccetera, la campagna si è allargata fino hanno raccolto 25.000 dollari nel giro di un mese. E io ho contribuito a diffonderla, e quando
E i miei colleghi europei hanno saputo della mia malattia qualche settimana fa, carinissimi, mi hanno detto, ovviamente che erano dispiaciuti, ma mi hanno chiesto se volevo che facessero una campagna anche loro di crowdfunding anche per me. E io l'ho ringraziato dicendo no, tranquilli, mica non stiamo in Croazia, stiamo in Italia. In Italia, dove quantomeno le spese mediche dovrebbero essere gratuite, no, in casi di questo tipo. Infatti, e per lì era finita lì, io non avevo ancora approfondito il fatto della cassa commercianti. E quindi, ok, io in realtà sono fortunata e non farò nessuna campagna di crowdfunding. La mia famiglia si può permettere di mantenermi non lavorando, se per caso avessi difficoltà a non lavorare. Però lo trovo assurdo, e paradossalmente quell'articolo poteva concludersi svegliarsi un giorno nella cassa sbagliata, svegliarsi un giorno nella casa sbagliata, perché se ti svegli, se tu ti ammali come freelance in una famiglia povera, come campi? Questo è il dramma, perché io credo che fondamentalmente il problema dei lavoratori autonomi ci sia anche probabilmente forse per l'avvocatura, la quale ha delle spese previdenziali previste, quali spese mediche, cioè di ricovero, di cose, ma che in realtà, tranne i casi di malattie effettivamente invalidanti, c'è il rischio di magari di avere una malattia seria della quale rientri nell'ambito di 2 anni, e in quei 2 anni avere davvero pochi contributi, anche se ci sono, per quanto riguarda la professione forense. Ma il tuo articolo veramente sollecita una riflessione sul lavoratore autonomo e soprattutto sul piccolo imprenditore, artigiano, comunque il piccolo commerciante che ha dei problemi seri e che non ha alle spalle una famiglia che possa permettersi. E soprattutto io lo trovo assurdo che tra 10 persone diverse della stessa età e che fanno tutti i lavoratori autonomi riceveranno 10 trattamenti diversi a seconda di quale cassa sono iscritti e in quale ordine sono iscritti, e questo è assurdo, non, è senza senso. Va bene, io guarda, Francesca, ti faccio i miei migliori auguri e lo faccio a nome di tutta la radio e di tutti i nostri ascoltatori, e io spero che almeno trasmettendo questa tua intervista possa sensibilizzarsi, ho letto da Valentina Restaino questo tuo articolo, possa sensibilizzarsi l'opinione e comunque anche il mondo su questo tipo di situazioni che si vivono, di disparità. Me lo auguro, guarda. In bocca al lupo, Francesca. Lunga vita al lupo, grazie. Buona giornata a te. Grazie, ciao. Silenzio in aula. Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Le 7:38, torniamo qua nella nostra diretta virtuale. E, ci sono ulteriori novità che riguardano il mondo dell'avvocatura, ormai sono di dominio pubblico, sì, agli emendamenti De Girolamo che rilanciano i testi Orlando e CNF. Le novità riguardano, naturalmente sono state approvate nella notte di ieri dalla Commissione Bilancio della Camera, che sta lavorando appunto sulla legge di bilancio, la legge annuale sul bilancio dello Stato. E gli emendamenti riguardano da una parte il legittimo impedimento per le avvocate in gravidanza, dall'altra un perfezionamento e un miglioramento della disciplina appena approvata sull'equo compenso. Per quanto riguarda le avvocate in gravidanza, leggiamo anche un comunicato dell'UCP, l'Unione Camere Penali, che appunto preannuncia l'introduzione di un articolo, mi pare, vado a memoria, quindi prendendo con beneficio inventario il 423 del codice di procedura penale, che estende appunto il legittimo impedimento per le avvocatesse in gravidanza, articolo che si applicherà anche al processo civile. E poi Pino, per quanto riguarda l'equo compenso. Sì, Pierluigi, per quanto riguarda l'equo compenso, ovviamente facciamo riferimento all'articolo 13 bis della legge 247, di emendamenti proposti da
dalla De Girolamo hanno stralciato alcuni passaggi di quella norma che sostanzialmente andavano a restringere l'imbuto di applicazione dell'equo compenso, e così ad esempio le clausole si considerano comunque vessatorie in linea generale. È scomparso anche il riferimento al termine entro il quale agire per la dichiarazione di nullità di una o più clausole vessatorie, insomma questi passaggi che hanno calibrato meglio questa importante novità per la quale l'avvocatura si è tanto battuta. Ma diciamo, queste erano le notizie che abbiamo voluto darvi, ma sicuramente erano già a vostra conoscenza. E adesso, Pierluigi, noi abbiamo un altro grande amico della radio con il quale ci possiamo, esatto, permettere anche di scherzare, vero? Eh sì, Gigi Panzini, il nostro amico Gigi Panzini, che ti sfotterevo un po', Gigi. Grande Gigi. No, ma Gigi è uno che adora poi i miei meme, ogni tanto mi li sollecita anche. lo acchiapperemo. Questa volta di cosa parla Gigi e con chi soprattutto? Gigi, una chiacchierata con Milena Miranda, raccolta a Napoli in occasione di un convegno organizzato dal Sindacato Forense di Napoli in vista del congresso di Catania dell'anno prossimo. La solitudine per l'avvocatura è una strada praticabile, quindi sentiamo l'opinione di Gigi Panzini, segretario ANF. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Siamo con il segretario di ANF, segretario nazionale, l'avvocato Gigi Panzini. Oggi per 100 anni di solitudine, come direbbe Gabriel Garcia Marquez, sulle aggregazioni professionali, contratti in rete, consorzi stabili, cooperative, eccetera. Verso Catania, noi come Sindacato Forense di Napoli abbiamo pensato di organizzare una serie di eventi. Gigi, però tu sei stato promotore a livello nazionale di un discorso in tal senso, perché? Perché l'Associazione Nazionale Forense si è sempre espressa favorevolmente rispetto alle aggregazioni. Ha condotto in solitaria una battaglia perché le società di capitali tra avvocati fossero introdotte, dimenticando che, o meglio, lasciando da parte il fatto che la legge professionale già prevedeva una delega che conteneva principi guida sicuramente più completi, perché riguardavano anche gli aspetti fiscali e previdenziali rispetto alla normativa poi introdotta con la legge per la concorrenza e il mercato. L'aggregazione oggi è fondamentale tra professionisti, tra avvocati e altre figure professionali, perché a mio modesto avviso, ma credo che di poter esprimere il pensiero dell'associazione, l'aggregazione va di pari passo con una fortissima specializzazione, perché oggi non si può essere tuttologi, perché la società e l'evoluzione anche dei diritti impone preparazioni sempre più qualificate, e quindi aggregazioni sono le benvenute e specializzazioni sono le benvenute, e si abbinano perfettamente con la possibilità di prevedere forme di prestazioni professionali tra avvocati e tra avvocati e altre figure professionali. Le specializzazioni non come intese però come le ha intese il regolamento in capo alla legge professionale, perché noi abbiamo visto che fine hanno fatto questo tipo di specializzazioni. Il regolamento ministeriale è stato definitivamente bocciato. Vi è stato il tentativo con il testo alla manovra finanziaria di introdurre nuove materie, però anche questo tentativo è stato sventato, e condivido anche il fatto che sia stato, come dire, dichiarato inammissibile, perché non si può intervenire su un aspetto fondamentale della professione forense con un colpo di mano, con un emendamento che non è discusso, di cui nessuno conosceva la provenienza, che non ammetteva un minimo di confronto. E credo che sia, da un lato, la conferma che al pari del processo la legge professionale è veramente un disastro, e dall'altro che occorre
come dire, una riflessione ponderata sulla necessità che le specializzazioni rispondano ad esigenze concrete e funzionali a quella che è la professione, soprattutto rispondente a quelle, alla società che cambia, ai nuovi diritti e alle nuove realtà che una società in evoluzione pone all'attenzione di tutti i professionisti. Come ANF da anni ci chiediamo quale può essere la figura dell'avvocato del domani. Tu come la immagini? Credo che questo 2017 sia stato un anno di, non so, forse un anno spartiacque, perché da un lato si sono imposti provvedimenti legislativi che hanno guardato alla figura del professionista a 360 gradi, penso alla legge sul lavoro autonomo, penso alla legge per la concorrenza e il mercato, che sono provvedimenti che riguardano anche l'avvocatura, e dall'altra parte penso a quelle norme che hanno interessato la giurisdizione, al tentativo di introdurre il rito sommario, al fatto ancora che manchi un'idea precisa sulla giurisdizione, e quindi penso che se insomma non si possono fare passi indietro, perché i provvedimenti di questi ultimi mesi, o meglio soprattutto le vicende che abbiamo seguito sulla manovra finanziaria, segnano un arretramento rispetto a tutto quello che sta succedendo nella società e nelle professioni. Quindi va un attimo ripensata, e credo che i professionisti sono, a mio modesto avviso, sono già pronti, hanno bisogno, ecco, di strumenti per poter mettersi al passo con i tempi e sfruttare le possibilità che una migliore organizzazione del lavoro può offrire, tanto nella giurisdizione quanto fuori nella giurisdizione. Poi il contesto nel quale l'avvocato è chiamato a muoversi necessita di una riflessione che non può essere più rimandata. Grazie. Prego. Con Uslo Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di Uslo Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di Uslo Web Radio, accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica. Acquista il corso a soli €1,99. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradiouslow.it. Uslow Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslaw Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Formazione professionale smart. Ma chi ve lo doveva dire, ragazzi? Bastano due cuffiette e scaricare l'aggiornamento dell'app da Apple Store, da Play Store per iOS e Android, ed eccola qui, la Radio Learning di Uslow Web Radio. È vero, per Luigi? È vero, è vero. Io ti devo confessare che durante le settimane di prove ho maturato crediti formativi mentre ero alla guida, perché collegavo lo smartphone all'impianto della macchina e nel traffico mi ascoltavo, sì, esatto, mi ascoltavo il convegno in tutta calma. Certo, non è come sentire Deep Purple. ma vuoi mettere a ascoltare Pierluigi Serra? Ma voglio dire, ragazzi, io non sono insomma, allora, sono le 7:48. In questo momento noi, mi pare che si sia giunti al termine anche della puntata di oggi, sì, mercoledì 20 di Sveglia di Avvocatura. Non ci resta quindi altro che salutarvi. Un saluto da parte di Pino Gallo, buona giornata e buone udienze. Buone udienze, buona giornata, buon mercoledì anche da Pierluigi Serra alle 7:49. Comunque continuate a restare collegati sulle nostre frequenze. La nostra puntata sarà poi spacchettata in podcast. Comunque provate Radio Learning, un caro saluto. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione.
Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.